Ciao a tutti e ben arrivati alla diretta di oggi. Come state? Spero bene. Qui, oggi, 16 maggio, qui, 16 maggio 2023, forse dobbiamo rimettere l'albero di Natale. Ragazzi, fa freddo. Gennaio, esci da questo corpo di maggio. Fa freddo, signori. Ma come si deve fare qua? Io abito in una zona di mare, voglio andare al mare. Qua forse dobbiamo metterci la tuta della neve e andare a sciare. Non so se dalle vostre parti, ma qua fa freddino. Però anche con il freddino dobbiamo prepararci all'estate. Quindi oggi vediamo una bella cottura ab aroma, che è quella della nostra insalata di riso. Però facciamo durante questa cottura anche un contorno degli asparagi, quindi vediamo un attimino, no? Come possiamo realizzare al meglio le nostre preparazioni estive. La prima cosa che possiamo ovviamente fare, come tutti con quei clienti che hanno TM5, TM6, ma soprattutto il TM6, sanno benissimo che possono ricercare direttamente all'interno del nostro bimby. Qui, questo per il TM6, per il TM5 vengono sincronizzate, ma non sto qui a dire perché tanto i nostri amici ce l'hanno e quindi sanno bene come fare. Qui possiamo scrivere insalata. Qui ci dà tantissimi risultati. Insalata, vediamo, eh. Allora, insalata di riso. Io scrivo così, eh. Vediamo cosa ci trova. Facendo cerca, ovviamente ci dà tantissimi risultati. Per esempio, insalata di riso con gli agrumi. Questa forse sarà la prossima che faccio perché è molto estiva. Qui ci sono i gamberetti, e le mazzancolle. Mi piace il riso venere. Per esempio, qui c'è l'utilizzo del Bimby e Bimby Friend per gli amici che hanno il Bimby Friend. Molto carina. Quindi ce ne sono tante. Comunque, i risultati trovati circa 138. Dico circa 138 perché alcune magari sono abbinati da insalate di riso, ma magari il piatto principale, magari un secondo. Noi prendiamo ad oggi questa qui che la possiamo fare tutti, che è l'insalata di riso classica. C'è scritto DM6 perché c'è solo una funzione che è possibile effettuarla con questo bimby, ma per tutto il resto è tranquillamente fattibile per tutti gli amici che hanno DM21, 31, 5, 6. Quindi iniziamo subito a vedere quali sono gli ingredienti che abbiamo bisogno per eseguire questa bella ricetta. Abbiamo bisogno di 1,2 litri di acqua, 250 g di riso che abbia una cottura di 14-16 minuti, 2 uova tipo 100 20 g di carote, 200 g 280 di zucchine, 100 g di piselli, olio extravergine d'oliva e aceto balsamico e poi ovviamente tutto ciò che è a nostro piacimento, quindi il tonno, come vediamo qua, il tonno, le olive e per esempio io metterò poi l'aggiunta dei miei carciofini, no, i carciofini li ho finiti, le zucchine sott'olio, insomma, metto tutte le cosine che amo fare in casa, quindi qui ovviamente libera scelta a voi. Iniziamo subito a cucinare. Allora, la prima cosa da fare è mettere all'interno del nostro boccale l'acqua perché ci servirà per cuocere il nostro riso. Allora, tara, perché la bilancia se ne fa in tara da sola, e mettiamo 1,2 litri di acqua. Ok, un altro pochino. Poi ci dice di posizionare, guardate, all'interno del nostro boccale dobbiamo poi mettere ovviamente sale, un cucchiaino che ci servirà per la cottura del riso e poi andiamo a posizionare, come vi stavo anticipando, il cestello, questo, e lo mettiamo all'interno del nostro boccale. Quindi l'acqua è andata all'interno, vi faccio un po' vedere così da... Vedete? Abbiamo messo il cestello che comunque un pochino d'acqua insomma arriva in superficie. Poi mettiamo 250 g di riso bianco, o insomma quello che preferite, comunque che abbia una cottura di 14-16 minuti, eh. La richiesta ce ne chiede 250. Vi ricordo che potete sempre aumentare le dosi, anche qua fino a 400 grammi di riso. Andate tranquilli perché non succede nulla. Quindi mettete la stessa quantità di acqua, aggiungendo qui fino a 400 grammi di riso, forse anche 450, però non esagerate, 400 è perfetto. Poi ce ne andiamo a rimuovere con la spatola perché
diamo l'opportunità al riso di mescolarsi bene. Vi faccio vedere quindi che sono i vostri occhi, io no? Come dico sempre, qua vedete, facciamo questo movimento in modo tale che il riso si sia bello bagnato tutto e quindi durante poi la cottura non avrà difficoltà, ok? Poi andiamo a chiudere qua con il nostro coperchio. Ci dice di mettere nel varoma due uova, che io però non metterò perché anche qui libera scelta negli ingredienti. Per esempio, mio marito non adora moltissimo le uova all'interno di queste preparazioni. A me sì, però a lui piacciono di meno. Quindi io ometto questo ingrediente perché magari possono aggiungere altri che invece qui non mi richiede. Mi dice di inserire sopra il vassoio, ma guardate che faccio io adesso. Metto tutti gli ingredienti che mi aveva richiesto di mettere nel vassoio, li metto direttamente nel boccale. Quindi mi ha chiesto le carote 120, poi adesso vi faccio vedere poi, zucchine 280. Guardate, le voglio un attimino sistemare così dopo vi faccio vedere bene bene i colori. Qua ci chiede le zucchine e le mettiamo. Anche qui potete ovviamente aumentare le quantità perché sotto le uova, vi faccio capire perché vi fa mettere solo le uova sotto, e 100 grammi di piselli. Potete ovviamente aumentare l'ingrediente che favorite. Ecco qua, vedete? Allora, perché vi fa mettere le uova nel varoma? Perché le uova ve le isola dall'alimento, quindi cosa buona e giusta di prendere le uova così, vi faccio vedere, le incartate con un pochino di carta alluminio, le incartate e le potete mettere tranquillamente a contatto anche con l'alimento. Quindi se volete mettere le uova, potete mettere le uova e altri ingredienti, quindi aumentare le quantità. Io in questo momento ne ho già cotte due che sono sufficienti per noi e quindi altre non ne cuocio. Quindi la ricetta reale vi fa mettere solo le uova nel varoma per isolare quello che potrebbe essere la contaminazione della salmonella, no? E quindi noi evitiamo il tutto incartandole così con la carta argentata e le mettiamo poi anche a contatto con le verdure. Quindi possiamo riempire il vassoio scusatemi, contenitore e vassoio anche di più ingredienti, quindi parlo di quantità se abbiamo aumentato per esempio la quantità del riso. Ci siamo? Ok, adesso detto questo, vi ho detto che facevo anche un contorno perché stasera a casa mia voglio si mangia un asparagi, quindi che faccio? Vedete, sto praticamente variando la ricetta. Perché non viene richiesto questo ingrediente, quindi questa cottura non è prevista dall'insalata di riso della mia Cookie Doo. Però io, visto che comunque sto cucinando a vapore, quindi posso tranquillamente aggiungere la cottura perché non mi va a disturbare la preparazione, perché comunque sempre verdure sono. In questo caso adesso poi me ne vado a chiudere. Vi ricordo che abbiamo, le rivediamo un secondo per chi si è collegato solo in questo momento, stiamo facendo un'insalata di riso con una cottura di verdure di contorno. Quindi abbiamo messo all'interno del nostro boccale il riso, poi vedete abbiamo qua il riso, poi chiudiamo con il nostro coperchio, abbiamo messo tutte le verdurine nel varoma e nel vassoio abbiamo aggiunto fuori programma gli asparagi perché adesso incominciamo a cuocere e da solo il bimby ci imposta 18 minuti varoma velocità 2, ok? Allora, vi ho detto, insomma, questa è una ricetta che io adoro fare perché mi aiuta praticamente, vi vorrei insomma aiutare a capire l'importanza della cottura delle verdure a vapore e in questo caso non comprare la giardiniera, perché le giardiniere sono delle preparazioni che prendiamo dal supermercato che sono messe là da tempo e comunque insomma magari non è la stessa cosa che cucinare delle verdure a vapore che hanno una croccantezza e una genuinità diversa e veramente a costo zero, perché quanto costano due zucchine, due carote? Adesso non voglio fare conti in tasca a nessuno per carità, però parlo proprio di genuinità, ok? Quindi in realtà posso preparare, considerate che io
Prima di diventare un'incaricata alle vendite ero cliente, l'insalata di riso non l'avevo mai fatta. L'ho scoperta durante il passaggio del TM5 e sinceramente si è aperto un mondo. Adoro fare questa cosa perché veramente bisogna un pochino sbizzarrirci nelle preparazioni, perché anche il riso nero, quindi il riso venere, perché no? Fare delle belle insalate di farro piuttosto che delle insalate che mi viene da dire di quello che insomma desiderate, no? Quello che più vi piace. In questo caso io adesso ne preparo solo due di uova per guarnire, non ce le metto all'interno perché mio marito, come ho detto, disturba questo ingrediente, però lo mangio io con molta tranquillità. Queste sono le uova che io ho cotto sigillate con la carta stagnola, eh? Vedete, sono comunque belle composte, non si sono rovinate. E soprattutto sono cotte alla perfezione. In totale la cottura che richiedeva del bimbi, non ho aumentato, non le ho cotte con il cuociriso, quindi quello che dicevo oggi, con il cuociuova, perdonatemi, quello che dicevo è proprio che questa ricetta la possono fare tutti gli amici che possiedono un bimbi, perché le uova sono state cotte a vapore insieme alle verdurine sigillate dalla carta stagnola, ok? Anche qui facciamo la stessa cosa, possiamo. Se invece avete il piacere di metterla all'interno, potete tagliarle a pezzettini e via così. Ci siamo, anche questo è fatto. Adesso io però, visto che non vi posso tenere qua durante la cottura, sapete benissimo che in casa noi abbiamo anche il Bimby Friend, no? Adesso io sposto, guardate che faccio. Sposto i due, metto praticamente il tempo da quest'altra parte che mi chiede di inserire, guardiamo come faccio, eh. Qua c'è 15 minuti, varoma, in realtà la ricetta è 18 minuti varoma velocità 2, ma adesso rimangono 15 minuti, quindi io imposto qua, vado spingendo la manopola, vedete, io spingendo, sposto l'attenzione con questo righino nero. Adesso rispingendo la manopola andiamo di qua. Quindi adesso mi mancavano 15 minuti, li metto, poi spingendo la manopola mi va in temperatura, metto varoma, poi adesso posiziono ovviamente l'alloggio e poi giro la manopola a velocità 2. Adesso mi libero un altro le mani perché pesa. Olè! Perfetto! Faccio un piccolo cambio di programma. Ok. E qua spingo praticamente adesso andando da quest'altra parte, vado in velocità 2 e questo lo lascio andare, ok? Considerate che ci sono ricette previste anche per fare menu completi per chi ha Bimby Friend. Adesso soltanto per andare avanti con la ricetta mi serve fare questo. Che cosa succede? Passati questi 15 minuti, 18 minuti di cottura, ci dice di togliere con attenzione il varoma e di togliere il cestello, perché comunque abbiamo ancora bisogno di cucinare le verdurine per ancora 10 minuti. Quindi che faccio? Tolgo con l'aiuto della mia spatola che ha questo uncino, vado ad agganciare il cestello ed estraggo. Vedete quanto è semplice? Quindi molto molto semplice. Tiro su, vado a posizionare ancora nuovamente il mio coperchio, andando a richiudere, e mi dice di proseguire la cottura ancora per 10 minuti a velocità 2, sempre temperatura varoma. Ok, quindi adesso vado giù e posiziono il riso che abbiamo ovviamente cotto. Anche qui sono 250 grammi, quindi viene una bella insalata per 4 persone questa qui, ma bella abbondante, eh? Adesso poi, facendo finta che questi 10 minuti siano terminati, perché ovviamente noi abbiamo già cotto, che si fa? Ci dice di togliere con attenzione il varoma, eccoci, e di incominciare ad inserire quelli che sono gli ingredienti. Quindi vado praticamente a lasciate raffreddare un pochino le verdurine, eh? Quindi un pochino ancora sono calde, però io mi porto un po' avanti, perché altrimenti troppi passaggi non posso mantenerli. Quindi
Quindi voi le lasciate raffreddare prima di unirle al tutto. Io ho riso soltanto per fermare la cottura, l'ho un attimino risciacquato, ma potete tranquillamente lasciarlo raffreddare. Poi le carotine, qui c'erano le due uova che ovviamente io ho sigillato con la carta argentata proprio per evitare la contaminazione, ok? Queste sono la mia giardiniera cotta ovviamente nel Bimby. Adesso vedete quanto è semplice farlo? Veramente è una preparazione molto molto invitante, molto buona e la ricetta prosegue. Intanto ci giriamo qui l'insalata. Guardate, come prende colore, ma guardate che meraviglia. Olè. Poi ovviamente aggiungiamo tanti altri ingredienti, quali il tonno, le olive, per esempio in questo caso le uova per chi piace. Cioè, ci sono molte persone che aggiungono i wurzel, per esempio io non amo metterli, però insomma so che piace molto anche gli ingredienti, i carciofini per esempio, perché no, anche i fagiolini, potete aggiungere anche i fagiolini durante questa cottura, eh? Quindi potete mettere insieme alle carote, alle zucchine e ai piselli i fagiolini, ok? Adesso andiamo avanti, guardate che ci chiede, ci dice di svuotare ed asciugare il boccale, mettere all'interno 30 grammi di olio, vedete io già l'ho fatto questo, ho lavato e asciugato il boccale, vado ad aggiungere 30 grammi di olio e questa è l'unica funzione che prevede il TM6, quindi tranquilli che la possiamo fare tutti questa ricetta. Ci dice di mettere un pochino di aceto o il succo di limone, ne mettiamo poco poco, ma non ne mettiamo tanto, vi dico anche il perché. Ci mettiamo proprio 5 grammi di aceto. Io ho messo questo aceto di mele, che è meno aggressivo. Poi andiamo a mettere un pizzichino di sale e andiamo ad emulsionare il tutto. Vi ricordo che abbiamo cotto comunque all'interno il nostro riso con il sale, quindi facciamo attenzione a non renderlo troppo salato, eh? Ecco qua, vedete? Sale, aceto e olio. Adesso andiamo a chiudere il nostro... Ah, anche il pepe, ma non ce lo metto. Vado a chiudere con il mio misurino e me ne vado nella velocità, l'unica prevista per TM6 che è il frullatore, per 20 secondi, ok? In realtà questa velocità la potete tranquillamente anche voi mettere manualmente perché vi sostituisce la velocità 6, eh? Quindi stiamo emulsionando. Nel frattempo metto le olive e poi vi faccio vedere l'ultima cosa che ho fatto prima di vederci, che è la nostra bellissima maionese. Guardate che meraviglia! È veramente una bontà. Aspettate che nel frattempo taglio un po' di olive, perché comunque dobbiamo dargli un po' di colore. Ripeto, poi io adesso metterò, non ho fatto in tempo a prenderle dal garage, le zucchine sott'olio, oppure se avete fatte sempre in casa, i carciofini, potete mettere i pomodori secchi per dargli un po' di colore. Quelli ce li ho a portata di mano, dopo ve li magari vi mando come al solito, ve lo metto come diciamo come fotografia per ricercare queste belle ricettine. Ok. Detto questo, la maionese, io ho fatto la maionese cotta, la cosiddetta maionese pastorizzata, che possono mangiare anche le donne che sono in dolce attesa, perché le uova sono cotte, ma soprattutto si mantiene di più. Come si fa la maionese cotta? Poi vi allego il link, ma intanto ve la descrivo. Allora, per fare la maionese cotta abbiamo bisogno di due uova intere, 500 g di olio girasole. Poi abbiamo bisogno di 30 grammi di aceto di vino bianco e poi abbiamo bisogno di un pizzichino di sale. La prima cosa da fare è rompere due uova in un contenitore e batterle come se stiamo facendo una frittata. Dopodiché andiamo a mettere all'interno del nostro boccale i 30 grammi di olio con il sale e li portiamo per 2 minuti a 100 gradi, velocità 2. Una volta portato a temperatura il nostro olio, si toglie il misurino, si imposta a velocità 4, velocemente si buttano giù le uova e si chiude con il coperchio. Fatto questo, versate a filo la vostra maionese.
Una volta che dal foro del coperchio tutto è andato giù, quindi quando vedete che dal foro del coperchio qui la maionese non c'è più sopra, impostate 20 secondi, velocità 6 e questo è il risultato che ottenete. Ma tranquilli che vi allego il link per effettuarla. E questa bella maionese si mantiene in frigorifero. Vi dico anche se riuscite a lasciarla per circa anche 20 giorni, eh? Quindi considerate che potete condirci tutte queste belle cose, quindi le insalate, perché no, per esempio dei bei panini, dei bei sandwich, dei bei tramezzini. Quindi ci stiamo preparando proprio alla stagione estiva, se questo tempo vuole, perché come ho detto prima, 16 maggio 2023, esci da questo maggio-febbraio che fa troppo freddo. Allora, fatto questo, adesso prendiamo anche un po' di tonno, ce lo mettiamo giù, poi prendiamo il nostro olio, sale e un pizzichino di aceto e andiamo a emulsionare il tutto. Le uova non ce le metto subito perché le lascio solo per guarnire un po' il mio piatto perché, ripeto, dopo quelle le mangio solo io, mio marito non le gradisce. Olè, quindi vediamo un attimino, giriamo il tutto e pronti per la prova assaggio. Che ne dite? Vi piace come idea? Vi ricordo che nell'ultimo, da quest'altra parte, nel Bimbi Friend, io ho anche, sto cucinando nell'ultimo strato del Bimbi un contorno di asparagi. Quindi vedete, qui sto stravolgendo quello che è la ricetta perché non me lo chiede, ma io sto cucinando a baroma e quindi tutto questo è possibile perché tanto i tempi di cottura per cucinare le verdure sono sempre quasi gli stessi e poi possiamo al limite aumentare un pochino di, ok? Allora, uova qua per guarnire il mio piatto, ce le mettiamo intorno e quindi non disturberà poi al maritozzo questa bella preparazione. Non gli, non, non, considerate che io dico sempre che chi ci vuole invitare a cena, perché mio marito mangia tanto, ma lo sanno i miei amici, di fargli le uova, così non ci va. Rifiuta l'invito, non è una cosa che adora. Quindi questa è una piccola parentesi per sempre prendere un po' in giro il mio maritozzo che, insomma, ha una bella gola profonda. Le piace mangiare, ma forse ha trovato anche una giusta compagna di vita che lo asseconda, eh? Adesso mi sciacquo le mani, vi libero quelli che sono gli spazi per rendervi più bella questa preparazione. Eccoci qua. E anche per oggi io spero di avervi fatto compagnia, ma soprattutto di avervi dato un'idea per cucinare e per utilizzare al meglio il vostro Bimby. Ah, eccolo, un pezzettino di uovo che mi era caduto. Perfetto. Allora, prova assaggio, perché come diciamo sempre noi, qualcuno deve pur soffrire. Ma che ne dite? Vi piace? È meravigliosa, molto molto bella, molto invitante. Potete aggiungere anche degli ingredienti, come ho appena detto, che magari io non ho messo in questo momento. Quindi prendiamo un piattino e andiamo ad assaggiare la nostra insalata di riso. Pronti per l'assaggio, eh? Allora, ce ne prendiamo un pochino qua. Prendo anche un pezzetto di uovo che a me piace. Poi guardate che faccio, perché la maionese l'abbiamo fatta e quindi assaggiamo anche la nostra maionese, eh? Olè, adesso, guardate che meraviglia. Mi piace? Dopo vi allego la ricetta, vi metto il link. Bella. E quindi eccoci qua. Assaggiamo il tutto. Insalata di riso per tutti i nostri amici che possiedono un Bimby a casa con Teresa. Bimby come fare. E adesso soffriamo insieme. Ma più che altro spero di farvi venire l'acqua in bocca. Olè, adesso qua pronta per voi. Giusto un pizzichino di sale in più, facciamo sempre ad aggiustarlo, in tempo ad aggiustarlo, e quindi
soddisfattissima di questa preparazione. Ma andiamo a vedere di qua, prima che ci lasciamo, che noi qui dentro stiamo ancora cucinando, eh? Siamo arrivati a temperatura varoma. Poi, una volta finiti questi 3 minuti, tolgo il riso e proseguo ancora per altri 10 minuti la cottura. Ma guardate gli asparagi. Si stanno cucinando insieme a tutte le altre verdurine. Quindi, anche per oggi, io spero di avervi fatto compagnia. Lasciatemi un like se non sono stata chiara, lasciatemi un commento, ma soprattutto salvatevi la ricetta così che vi resta sempre nella vostra bacheca. Un bacio a tutti da Teresa e da Bimbi Come Fare. Ciao ciao!